Buon pomeriggio, sono Luigi Casillo, sono un giornalista di Sky TG 24 e vi do il benvenuto e benvenuti a questo terzo appuntamento con Finalmente Libera, che è un evento, un momento di confronto, di riflessione organizzato dall'Advisory Board di Assolombarda per il Sociale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne che si celebra, come sapete, oggi. Attenzione, violenza sulle donne non è solo quella più grave, violenza e anche quell'insieme di molestie che le donne subiscono e che a volte non si rendono nemmeno conto di subire, sembrano la vita normale, ma così non è. Siccome voi, anzi noi vi parliamo qui da Assolombarda, proviamo a fare anche un passo in avanti e quindi rifletteremo sull'importanza del lavoro come strumento per poter superare questa fase buia della propria vita, per poter rinascere, ricostruirsi. Il lavoro come strumento quindi di rivalsa quasi rispetto all'esperienza che si è subito. Violenza e rinascita appunto, e io comincerei con una storia proprio che racconta la violenza e la rinascita, una storia raccontata dall'attore, regista e sceneggiatore Rolando Ravello. Il titolo del monologo è appunto Rinascita. La violenza non entra in casa con violenza. Quasi sempre bussa alla porta gentilmente, travestita da migliore amico, da amante, da datore di lavoro, da collega, da compagno di una vita. Si insinua nella vita silenziosamente, un passo dopo l'altro, portandosi via un pezzo di dignità alla volta. Con l'arrivo del piccolo Federico, Giulia sente di toccare il cielo con un dito. Il suo compagno le ha chiesto di stare a casa per prendersi cura del loro bambino. L'ha rassicurata, le ha detto che ci avrebbe pensato lui, che non avrebbe avuto più nulla di cui preoccuparsi. Era innamorata, era felice, era mamma. Non ricorda esattamente quando le cose hanno iniziato a peggiorare, quando i toni delle litigate hanno iniziato ad inasprirsi, ma non dimenticherà mai il primo schiaffo che ha ricevuto. La paura, la voglia di scappare senza sapere dove, il timore di perdere il suo bambino, la casa, il lavoro. Così Giulia parla sempre di meno, mangia sempre di meno, e quando la sera sente girare la chiave nella porta corre istintivamente in camera di Federico per abbracciarlo e proteggerlo. Non ce la fa più e serve tanto coraggio per ricominciare. Ci vuole coraggio per chiedere aiuto e per accettarlo. E il raggiungimento di una nuova o rinnovata indipendenza economica può spezzare le catene di un legame tossico e lesivo. Il lavoro diventa così un prezioso alleato della libertà, un aiuto concreto. Giulia ce l'ha fatta. Purtroppo però la sua storia assomiglia, senza il suo lieto fine, a quella di ancora troppe donne paralizzate dal terrore di non avere un'alternativa alla loro sofferenza quotidiana. Chiedendo aiuto, però, è possibile liberarsi. Un nuovo lavoro è possibile. Una nuova vita è possibile, se denunciate. Allora, già in mia compagnia Tatiana Biagioni, che saluto, che è presidente di AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani, e da alcuni mesi, e adesso spiegheremo che cosa significa, consulente esperta in politiche di genere del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Bentrovata. Buongiorno a voi. Innanzitutto, lei è stata la prima donna presidente di AGI, dei Giuslavoristi. Esattamente, sì. Volendo fare un confronto in percentuale, quante sono le donne tra i giuslavoristi italiani rispetto agli uomini? Circa il 40% ormai siamo, e io sono stata dopo 20 anni la prima presidente donna. Ora, rispetto alla seconda parte della sua attività, questo lavoro di consulenza per il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, esattamente di che cosa si occupa? Allora, dopo l'approvazione del PNRR ci sono molte risorse sul tema delle pari opportunità. Andare verso le pari opportunità vuol dire non solo andare verso una società più etica, più giusta, vuol dire anche cercare nuove forme di produttività, a mio modo di vedere. Ecco, dalla fine dello scorso anno c'è tutta una norma che prevede la possibilità per le aziende di certificarsi come aziende che hanno attenzione alle pari opportunità, e questo secondo me è una grande occasione per le aziende italiane. Io spero che la vogliano cogliere e che tutte si riflettano sulla possibilità di fare questo percorso. Come siamo messi da questo punto di vista in Italia? Non benissimo, però ci stiamo lavorando. Cioè, che cosa manca in particolare? La sensibilità? No, è un percorso lungo, un percorso culturale molto lungo. Ancora diciamo che le donne non riescono ad arrivare all'apice all'interno dei rapporti di lavoro, ancora ci sono tutte le problematiche di cui parliamo oggi, che sono quelle legate alle molestie, ancora ci sono delle difficoltà legate alle differenze reddituali. Ecco, bisogna piano piano riuscire a scardinare tutte queste tematiche per arrivare a un mondo del lavoro più giusto, più equo, che secondo me porterà a una nuova forma di produttività e luoghi di lavoro migliori in generale. Anche perché, e questo è un elemento su cui vorrei mettere l'accento, e poi vedrete nel corso della nostra conversazione un po' sottolineeremo, perché alla fine lei ha detto aumentare la produttività, includere le donne aumenta la produttività. Includere in generale significa migliorare l'ambiente di lavoro, un ambiente di lavoro migliore secondo me significa un ambiente di lavoro più produttivo. Quando noi parleremo delle molestie, una delle caratteristiche del clima ambientale negativo è non solo la violazione della dignità delle persone, che è naturalmente una cosa gravissima, ma anche un tema di difficoltà di lavorare, aumento delle malattie, clima ostile, un ambiente ostile che diminuisce la produttività, quindi una situazione in generale tossica. Ecco, lavorare su questo vuol dire migliorare, avere un lavoro buono, non un lavoro malato. Il lavoro buono porta migliori risultati. Vorrei dare qualche dato. Allora, il dato che vi do è riferito al 2018. Allora, 1.400.000 donne molestate ufficialmente, a cui ovviamente bisogna aggiungere tutte quelle che non denunciano, che probabilmente sono molte di più. Sono tantissime le donne che non ne parlano, non solo non denunciano, non ne parlano a nessuno. Nemmeno a un amico, nemmeno alla persona con cui stanno. E questo dipende da tantissime cose, da una tematica anche di colpevolizzazione che la società in generale rivolge a quelle donne che si trovano in queste situazioni, e c'è questa sensibilità. Dipende dal fatto che non hanno, come dire, la convinzione che saranno aiutate nel caso di denuncia, hanno la quasi sicurezza, soprattutto l'avevano in passato, devo dire che le cose stanno velocemente migliorando, di perdere il posto di lavoro una volta denunciato un comportamento molesto. Ecco, questo percorso si sta veramente andando sempre più veloce verso una situazione diversa rispetto a quella che sto raccontando, ma le assicuro che 20 anni fa questa era la regola. Chi denunciava una molestia perdeva il posto di lavoro. A lei è capitato di difendere donne che hanno subito molestie sul luogo di lavoro? Purtroppo molte volte, sì. La reazione immediata qual è? Cosa fanno? Si mettono in ferie? La reazione è una reazione di dolore, tentano un'autotutela, che significa non faccio straordinari, non mi trovo da sola, non entro in ascensore, una forma di autotutela per cercare di evitare il problema. Quando vedono che il problema è inevitabile, spesso si ammalano, comunque hanno una difficoltà oggettiva a entrare nel posto di lavoro, e quando non riescono a trovare un aiuto se ne vanno. Queste persone si rivolgono al datore di lavoro? Allora, ci sono delle realtà, sempre di più nel corso di questi 20 anni, che prevedono proprio dei meccanismi molto importanti di denuncia anche anonima, e che quindi permettono alle donne in qualche modo di esporsi in maniera sicura. Dove non ci sono meccanismi lasciati all'organizzazione aziendale? Lasciati all'organizzazione aziendale, penso a delle mail anonime oppure a delle persone a cui si può denunciare queste situazioni. Dove non ci sono talvolta è difficile anche interloquire con l'azienda, perché spesso chi molesta magari ha un ruolo di rilievo all'interno dell'azienda. Quindi è difficile talvolta, come ripeto, o non ne parlano e quindi perdono il posto di lavoro, chiedono un trasferimento e perdono la loro professionalità, perché capisce che perdere anche la mansione vuol dire perdere la professionalità che si è acquisito in tanti anni. Se invece trovano il coraggio di denunciare, sempre di più vedo che ci sono delle aziende che sono molto attente a questi temi e che in qualche modo isolano il soggetto che pone in essere molestie, anche perché, io ci tengo a dirlo, normalmente chi molesta è un seriale. Cioè quindi lo fa anche se la donna, la vittima diciamo così, va via, si licenzia, è probabile che lo rifaccia poi con chi viene dopo di lei. È così. È così e tanto è vero che uno delle spie di una problematica all'interno di un ambiente di lavoro è un grosso turnover di donne che spesso appunto se ne vanno, di lavoratrici e risorse che se ne vanno per questo motivo. Ecco, quindi questo turnover, cioè questo cambio continuo di persone magari in una stessa mansione o in uno stesso ufficio, può essere considerato una spia del fatto che lì, in quel luogo, in quell'ufficio, c'è un molestatore seriale? Secondo me sì, bisognerebbe indagare quando si vedono questi numeri, sì. Penso che è la strada giusta e purtroppo anche quando si arriva ai giudizi che sono l'estrema ratio, che si arriva molto raramente, quindi in palazzo di giustizia, spesso ci sono le testimonianze di queste donne che si sono dimesse, che testimoniano il fatto che hanno subito in un altro momento lo stesso identico trattamento. Ha notato un cambiamento nel corso del tempo rispetto a questo fenomeno, rispetto anche al modo di reagire a questo fenomeno? Allora, io credo che sia un fenomeno sempre uguale nel corso degli anni, non è diminuito, però penso che ci sia una coscienza sociale differente, un atteggiamento, un'attenzione differente alla problematica anche da parte delle aziende. In generale la cultura sta piano piano cambiando e si comincia a capire che un ambiente di lavoro malato è un male per tutti. Il cambiamento della cultura può andare anche nella direzione di aiutare le donne a riconoscere la molestia, perché questo attiene un po' al discorso che facevo all'inizio, non per forza la violenza è quella estrema che noi immaginiamo, la violenza è anche una molestia e quindi anche un complimento non desiderato. Ecco, c'è un cambiamento anche nella capacità di riconoscere quando c'è qualcosa che va al di là della semplice galanteria. Piano piano, ancora è un percorso che è in itinere, spesso sono io che a delle persone che incontro dico questo è un comportamento molesto, perché il comportamento molesto è un comportamento indesiderato. Quindi si tiene in considerazione la persona che lo subisce ed è un comportamento che viola la dignità della persona e che crea un ambiente umiliante, ostile nel luogo di lavoro. Quando ci sono queste caratteristiche, ecco, quello è un comportamento molesto. E spesso le donne non si rendono conto perché ci sono degli ambienti di lavoro dove questa è un po' la routine. Questa realtà deve essere intercettata e cambiata perché crea molti danni alle persone e danni alle aziende. Dipende, secondo lei, per la sua esperienza, dal tasso di presenza maschile all'interno dell'azienda, il fatto che sia una routine, cioè più frequente o indipendente? No, è indipendente secondo me, dipende proprio da anche la tolleranza che c'è in azienda rispetto a determinati tipi di comportamenti e non è detto che sia solo da parte degli uomini, nel senso questo tipo di tolleranza, proprio perché io dico sempre si cresce tutti in uno stesso humus culturale e quindi molto probabilmente ci sono anche donne che in qualche modo hanno imparato nel corso del tempo ad accettare un clima di lavoro che non è un clima rispettoso, invece il rispetto dovrebbe essere in qualche modo la stella cometa all'interno del rapporto di lavoro. Le faccio un'ultima domanda, visto che il nostro tempo a disposizione è finito, che cosa consiglierebbe alle aziende per cercare di migliorare la situazione che ci ha descritto? Io le consiglio di riflettere su questo percorso di certificazione della parità che è un tema molto importante e molto interessante. Chiederei loro di riflettere sul tema delle molestie perché se sono così tante è possibile che siano anche all'interno della loro azienda anche se loro non lo sanno. E allora una parola chiave forse di cui noi abbiamo parlato è formazione. Formare i vertici, formare tutta l'azienda su questi temi perché chi conosce il tema può riuscire a intercettarlo e può riuscire a risolverlo. Grazie allora, grazie a Tatiana Biagioni, presidente degli Avvocati Giuslavoristi Italiani. Grazie e alla prossima allora occasione. Non mancheranno perché noi qui continueremo a occuparci di questo tema. Adesso vorrei invece dare il benvenuto a Monica Poggio, che è amministratore delegato di Bayer, nonché, e qui giochiamo un po' in casa, vicepresidente di Assolombarda con delega all'università, alla ricerca e al capitale umano. Ci sta raggiungendo. Bentrovata, dottoressa Poggio. Bentrovata anche a lei, grazie. Allora, che cosa possiamo dire di come... Allora, lei innanzitutto rappresenta una donna ai vertici di una grande azienda che conosciamo tutti, la Bayer. Cosa possiamo dire di come si è evoluta la presenza femminile all'interno, anche in posizione di vertice, di comando delle aziende italiane? In generale nelle aziende italiane purtroppo la presenza di donne ai vertici è ancora rara, sono delle percentuali molto basse, partiamo di numeri a una cifra sola, quindi è sicuramente un orizzonte da esplorare ulteriormente in cui portare continuamente azioni. È chiaro che parte il lavoro per arrivare ai vertici, parte da un lavoro sistemico su tutta l'organizzazione aziendale, quindi vuol dire innanzitutto avere più donne presenti all'interno della popolazione aziendale, poi avere percorsi di sviluppo, di crescita, di formazione che possano prevedere una neutralità nell'approccio rispetto al genere, quindi che favoriscano uomini e donne, guardando soprattutto alla competenza naturalmente, non ad altre condizioni come per esempio il genere, e quindi continuare a lavorare per far sì che poi la crescita delle donne diventi più naturale verso i ruoli di vertici, considerando una serie di fattori che magari per le donne oggi sono ancora, come posso dire, ancora un ostacolo, culturalmente un ostacolo, a volte anche concretamente. Per esempio è chiaro che per la donna la maternità è un fattore visto come un potenziale ostacolo alla crescita e all'occupazione. Ovviamente non deve esserlo, lo sto solo identificando come un possibile problema culturalmente riconosciuto come uno delle percezioni. Per questo per esempio all'interno di Bayer, che vede un bilanciamento a tutti i livelli organizzativi della presenza maschile e femminile, quindi noi abbiamo una totale popolazione aziendale assolutamente bilanciata, ma altrettanto all'interno della popolazione manageriale, all'interno dei dirigenti e all'interno della prima linea dell'azienda, quindi posso dire serenamente che siamo bilanciati, però ovviamente noi abbiamo lavorato molto sulla cultura e quindi vengo al punto della maternità. Noi per esempio parliamo di genitorialità, quindi tutte le iniziative che facciamo tendono a portare una consapevolezza rispetto al fatto che la gestione della famiglia deve essere condivisa, non può essere a carico né della donna né anche soltanto dell'uomo, cioè non può essere a carico di uno solo dei due partner o dei due coniugi all'interno della famiglia, perché è un carico veramente importante. Ricordo sempre che famiglia non sono solo bambini piccoli, poi sono anche genitori anziani, quindi comunque c'è un tema di assistenza e di gestione della famiglia che culturalmente deve essere condiviso, altrimenti non è possibile naturalmente riuscire a dividersi nell'arco della giornata su più fronti, non solo concretamente ma anche emotivamente e psicologicamente. Rispetto alla sua esperienza a proposito del tema della maternità, che è uno poi degli ostacoli ovviamente più grandi alla presenza, no, delle donne soprattutto in ruoli di vertice, che quindi impongono anche grande investimento di tempo ovviamente al lavoro. Le è capitato di verificare fenomeni di autocensura da parte delle donne, cioè la mancata scelta di una donna è conseguenza di una... per la sua esperienza ovviamente, guardando anche al panorama aziendale italiano ovviamente, è frutto di una scelta di vertice dell'azienda o di autocensura delle donne? Cioè si arriva al punto che sono le donne stesse che dicono vabbè, però io mi trovo in una tale situazione, devo badare alla mia famiglia, cioè conviene che non mi ci metta proprio. Credo che sia una combinazione di più fattori, a volte sono le donne che magari fanno delle scelte non necessariamente libere, magari vorrebbero fare alcune scelte di carriera, invece si trovano condizionate rispetto appunto al tema della gestione familiare, o comunque a volte magari le aziende non sono ancora pronte, però vorrei volgerla in positivo. Secondo me quello su cui bisogna insistere per la parte delle donne, per riuscire a portare le donne a candidarsi, aspirare e a perseguire percorsi di crescita, di sviluppo di carriera, e crescita professionale bisogna cominciare già dall'orientamento nelle scuole alle ragazze. Io credo fortemente nel fatto che alle giovani donne, quindi alle ragazze, quando sono ancora in età scolastica devono fare scelte di studio e poi ovviamente di conseguenza scelte professionali, bisogna proporre dei modelli di ruoli che facciano sì che pensino che sia possibile conciliare famiglia e crescita professionale. È possibile. Non esistono, lo dico da alcuni giorni, insomma, in più sessioni, in più contesti, non esistono ruoli che sono solo maschili o solo femminili. Cioè, se una donna desidera intraprendere qualsiasi percorso professionale deve poterlo fare, che significa però naturalmente dare in giovane età modelli di ruolo, far crescere in un contesto che culturalmente faccia vedere questo come possibile, orientarle nelle scelte scolastiche. Per esempio oggi sappiamo che abbiamo ancora poche donne, poche ragazze che scelgono percorsi cosiddetti STEM o STEAM, quindi percorsi scientifici, tecnici, matematici o ingegneria, engineering. Una percentuale ancora molto bassa. In generale pochi studenti scelgono questi percorsi, all'interno di questi pochi le donne sono ancora meno. E sono invece i settori che in questo momento, il tipo di studi che in questo momento danno maggiore sbocco professionale, sono i settori che sono stati meno colpiti dalla pandemia. Per esempio le donne, purtroppo l'occupazione femminile dopo il 2020 ha subito un crollo in Italia, su 101.000 posti di lavoro persi si stima che il 98% fossero posti occupati. La pandemia ha agito in modo selettivo rispetto alla perdita di lavoro, penalizzando di più le donne. Attenzione, questo è un dato interessante, cioè dopo la pandemia abbiamo perso posti di lavoro e in proporzione abbiamo perso più posti di lavoro femminili. Sì. 98%, 2020 dato 98% dei posti di occupazione persa erano femminili. Lei dice più fattori, cioè? Ma, fattori che vanno dal fatto che le donne erano occupate in settori più colpiti, per esempio lavori domestici, servizi, al fatto che c'è stata per esempio la necessità di presidiare a casa i figli più piccoli che erano impegnati con la didattica a distanza, quindi si è visto che sono più le donne che sono state a casa per presidiare la famiglia. Questo ha fatto sì che... E ritorniamo al dato culturale da cui siamo partiti all'inizio. Questo ha scritto che deve essere poi la mamma a seguire i figli in DAD. Oppure avevano contratti di lavoro meno stabili. Allora tutto questo ha fatto sì, parlavo di più fattori, che per esempio con, diciamo, dopo il 2020, con la pandemia ormai siamo in fase più endemica, speriamo, però diciamo dopo il 2020, i primi lockdown, le donne fossero più colpite. E il dato del 2021 dell'occupazione è stato registrato un 49% di occupazione femminile, che è il dato più basso dal 2013. Noi già non siamo rapportabili a una media europea che vede un dato di occupazione femminile intorno al 63%. Noi siamo già più eravamo già più bassi, ma con la pandemia è stato colpito ancora più. Vorrei sottolineare, avete capito che cosa è stato detto, cioè siamo in una fase in cui l'occupazione femminile è diminuita negli ultimi anni. È diminuita, è diminuita. Poi i dati Istat fanno vedere che marzo, dei primi mesi dell'anno, vedono un miglioramento, quindi voglio dare anche un messaggio di ripresa, però una ripresa dopo un crollo, quindi è comunque un ricompensare una perdita che c'era stata in termini di occupazione. Questo fa sì che ovviamente le donne partecipano meno alla vita lavorativa e di conseguenza partecipano meno poi a quei percorsi di sviluppo laddove è possibile per arrivare ai ruoli di vertice. Vorrei riportarla di nuovo sulle i cicli di studio cosiddetti STEM. Lei in Assolombarda si occupa anche proprio di questo, tra l'altro Assolombarda ha aggiunto una A, è diventato STEAM, STEAM, che cosa significa quella? La A è Arts, quindi anche la parte ovviamente culturale, più settori delle arti. Quindi che comunque è una parte molto importante sia per la nostra economia sia comunque per crescere insieme. STEM, oggi noi avremo bisogno di competenze a tutto tondo, per esempio il Politecnico di Milano parla dell'ingegnere filosofo, quindi da una parte noi abbiamo naturalmente bisogno di competenze tecnico-scientifico-matematiche molto solide, molto robuste, molto evolute, però non possiamo perderci la parte più di pensiero critico, di umanesimo. E quindi andrebbero idealmente combinate naturalmente, per cui STEAM vuol dire naturalmente STEAM, l'acronimo, STEAM, giusto per dirlo, leggendolo all'italiana, STEAM, e quindi includendo tutta la parte di arti, per esempio pensiamo anche al nostro mondo della moda, tutto il nostro mondo del design, quindi vuole vedere appunto un approccio di competenze rispetto ai nostri settori più importanti. Perché in Italia piacciono così poco queste materie? Noi siamo più umanisti e c'è comunque, negli ultimi decenni si è assistito a una progressiva liceizzazione, quindi sicuramente un privilegiare l'iscrizione. Dopo le scuole medie inferiori più del 50% degli studenti sceglie un liceo. È culturale, sono ormai da anni, dopo le riforme del Novecento anche del nostro sistema scolastico, siamo più orientati verso una componente umanistica, degli studi umanistici e meno sulla parte tecnica. Abbiamo un po' perso il valore della formazione tecnica, che anche per le ragazze invece è di grande valore, quindi torno al punto, per le ragazze di scegliere liberamente, se sentono una passione, una vocazione. Naturalmente nessuno vuole forzarle a fare un percorso che non sia nelle loro corde, però se hanno questo tipo di predisposizione devono sentirsi libere di fare un mestiere tecnico o fare degli studi tecnici senza pensare che sia un mestiere da maschi. Le faccio anche a lei un'ultima domanda in prospettiva. Su che cosa bisognerebbe lavorare in Italia per ottenere un maggiore risultato in quest'ambito, nell'ambito degli studi tecnici? Chi è chiamato a intervenire e cosa dovrebbe fare? Bisogna lavorare su più livelli, ovviamente in parallelo, perché poi non c'è un'azione che può risolvere tutto, quindi orientamento, quindi progettare, strutturare l'orientamento nelle scuole in maniera molto più puntuale, granulare. È un tema difficile la progettazione dell'orientamento, però insomma, andrebbe fatto in maniera più strutturale e coordinata. Rinnobilitare e continuare a insistere culturalmente sulla importanza della formazione tecnica e quindi anche per esempio di un percorso di apprendimento cosiddetto duale, quindi un percorso che preveda un'alternanza tra la parte di lezione più frontale in aula e la possibilità di fare esperienza di lavoro, comunque di essere più laboratoriale direttamente in azienda o comunque più laboratoriale. E quella formazione, quel cambiamento culturale che passa anche per la percezione della genitorialità condivisa, che vede un lavoro più di infrastrutture, congedi di paternità, asili nido e tutta la parte anche proprio di supporto pratico alla gestione della famiglia. Lavorando su tutti questi elementi passa una cultura diversa e quindi piano piano, un po' accelerando però, ho detto piano piano ma pensavo al Global Gender Index del World Economic Forum, che prevede che per superare il gender gap ci vorrebbero 132 anni, quindi diciamo che a livello mondiale ci vorrebbe una certa accelerazione, perché non possiamo permetterci 132 anni né socialmente né economicamente, perché più donne partecipano al mondo del lavoro più aumentano i prodotti interni all'orno e la crescita dell'economia. E del discorso della produttività di prima. Grazie a Monica Poggio, che è l'amministratore delegato di Bayer, oltre che vicepresidente di Assolombarda. Grazie ancora. Grazie. E alla prossima occasione. E adesso continuiamo, questa volta proviamo a focalizzarci su che cosa fare in caso, anche noi, anche gli uomini, ci metto anche la nostra categoria, assistiamo a episodi di violenza o di molestia, perché attenzione a non sminuire il concetto poi, e lo capiremo fra un po', vi farò vedere anche un video. Do la benvenuta a Elisabetta Debole, che è Brand General Manager Consumer Product Division dell'Oréal Italia. Buongiorno, buongiorno e ben trovata. Allora, qui lei è qui per presentarci il programma che avete chiamato Stand Up contro le molestie nei luoghi pubblici. Allora, voi siete partiti da un presupposto che lascia sorpresa. Adesso vi do qualche dato che insomma vi farà saltare sulla sedia, perché il 78% delle donne può raccontare di aver subito almeno una volta nella vita una molestia a sfondo sessuale. Il 78% delle donne, quindi sicuramente molte di voi che ci state seguendo. Attenzione, perché solo il 25% di queste persone dice di essere stata aiutata da qualcuno in quel momento. L'86% delle persone non sa che cosa fare, e qui siamo anche al ruolo che potremmo avere noi uomini, non sa che cosa fare quando è testimone di un episodio di molestia di questo tipo. Avete sentito? 78% delle donne. Allora, in che cosa consiste esattamente questa vostra iniziativa che, diciamo, prende piede proprio tenendo conto questi numeri che fanno spavento. Assolutamente. E quindi mi ricollego subito a questi dati che sono davvero impressionanti. Questi dati derivano da una ricerca internazionale che nel 2019 L'Oréal Paris, insieme ad Ipsos e insieme a Cornell University, ha condotto questa ricerca proprio per capire l'ambito delle molestie sessuali in luogo pubblico. E questi dati emergono da questa ricerca ed è per questo che un'azienda come L'Oréal, L'Oréal Paris, che è da sempre a fianco delle donne, ha deciso di prendere una posizione. È da qui che deriva il nome Stand Up. Prendiamo una posizione nella campagna di sensibilizzazione a quelle che sono le molestie in luoghi pubblici. Da qui quindi L'Oréal Paris, insieme all'ONG Right to Be internazionale, uno dei maggiori esponenti a livello internazionale di quello che è il movimento per porre fine alle molestie in luoghi pubblici, ha deciso di lanciare questo programma e a livello locale, specialmente in Italia, abbiamo deciso di lavorare insieme all'associazione Alice Onlus. Che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto il movimento di Stand Up ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone che non sanno, molti di noi non sanno che cosa significa, qual è la gravità della problematica relativa alla molestia in luogo pubblico. Abbiamo deciso di sensibilizzare facendo cosa? Creando un programma di formazione insieme ai colleghi dell'associazione Alice Onlus e creando un sito dove tutti noi possiamo andare, si chiama www.standup-italy.com, dove ognuno di noi può fare questo webinar online. Si tratta di 15 minuti dove abbiamo creato il programma delle 5D che le andrò a spiegare tra poco, dove tutti noi possiamo avere più sensibilizzazione, possiamo sapere e capire come intervenire in caso ci ritroviamo ad essere spettatori o anche protagonisti, ahimè, di una molestia, vittime di una molestia in luogo pubblico. 15 minuti di tempo da investire su questo sito Stand Up, ha detto, quindi scritto standup-italy.com. 15 minuti di tempo per avere qualche indicazione su come comportarsi nel caso in cui si fosse vittime di questo episodio di molestia o nel caso in cui si dovesse assistere a un episodio di violenza o di molestia. Quali, che poi alla fine è la stessa cosa, che cosa sono queste 5D di cui ci parla? Allora, queste 5D sono proprio alcune regole molto semplici, noi le spieghiamo sempre utilizzando la mano, le 5D. Allora, vediamo. Prima. Le vediamo. Allora, partiamo dal... diciamo che quando una persona si trova in questa situazione in cui non sa cosa fare, la prima cosa che può fare è distrarre, quindi partiamo dal distrarre. La seconda è delegare, la terza regola è... Delegare, distrarre, diciamo, il molestatore. Allora, partiamo dal distrarre, vi porto un esempio molto semplice. Distrarre significa, sono su un autobus per esempio, e vedo una situazione che è una situazione di molestia. In quel momento ci sono anche persone intorno a noi, il far cadere qualcosa, avvicinarsi alla situazione in modo di distrarre la situazione è qualcosa che può aiutare molto. Cioè smuovere la situazione. Smuovere la situazione. Però nella stessa situazione ci sono persone che non sanno come intervenire, però magari non si è da soli ad assistere a quell'episodio e quindi da qui arriva il delegare. Io posso girarmi e cercare qualcuno che possa aiutarmi ad intervenire in quella specifica situazione. La terza D è il dire. È una situazione più complessa da gestire perché possiamo anche decidere di parlare con la persona che sta molestando. Certo, bisogna anche capire la situazione e se ci sono le condizioni per parlare, per dire. La quarta D è il dare sostegno. Dare sostegno perché ci sono molte persone che sono state vittime, donne, vittime di queste molestie, e in qualche modo si sentono in colpa perché magari si sentono di non aver fatto la cosa giusta. Ecco, non è quello e siamo noi che parlando possiamo aiutarle. L'ultima D è il documentare, il fare una foto, un video che è molto importante, esclusivamente da consegnare alla persona che ha subito molestia in modo che possa capire come raccontare il proprio episodio affinché non succeda ancora. E anche riconoscerlo, perché rientriamo in quello che abbiamo detto prima, cioè non ci si rende neanche conto di aver subito una molestia, e quindi guardandolo dice guarda che è così. Allora facciamo una cosa, facciamo vedere sul sito che vi abbiamo segnalato, potete vedere un video che è molto istruttivo, dura un minutino, ve lo propongo così potete anche voi dare un'occhiata, e guardate che ci sono delle indicazioni molto utili davvero per ciascuno di noi. Guardate insieme a me. I've experienced sexual harassment in public spaces. Like a suggestive comment, a sexually explicit touch, an inappropriate gesture, or being followed, and it threatens our self-worth. It takes over who we are. We see it happen, but stay cautiously silent and uncomfortably look away. Maybe because we don't know what to do, how to help, or how to combat the situation. I said I'm fine, so don't bother me. The time has come to keep our heads up and to stand up for each other against street harassment. And everyone can be part of the solution. Sorry, I'm gonna pay for it. Excuse me, is this yours? Can you help me, please? I'm looking for this direction. L'Oréal Paris and the non-profit organization Right to Be have joined forces to teach men and women how to combat sexual harassment in public spaces with simple but impactful actions. Learn how to combat street harassment at standup-international.com. Take a stand with L'Oréal Paris. Potete prendere nota anche del sito web che vi abbiamo fatto vedere. Insomma, alla fine c'era un ragazzo che si è messo fra le due persone, un altro che l'ha distratto, ha distratto il molestatore chiedendo un'informazione. Cioè non bisogna essere dei supereroi per fare qualcosa per aiutare una donna in difficoltà. Io credo che questo video rappresenti molto bene questi piccoli gesti che ognuno di noi può fare trovandosi e riconoscendo di essere in questa situazione. Sono d'accordo, non bisogna essere supereroi per attuare questo, bisogna solo avere il potere di riconoscere e di intervenire laddove pensiamo di essere in quella situazione, ma veramente con piccole cose, e pensiamo che ognuno di noi attraverso questa piccola formazione delle 5D possa davvero fare la differenza, ed è proprio l'obiettivo che ci siamo dati con L'Oréal Paris, continuare a fare formazione e a fare questo training affinché ognuno di noi possa agire nel modo giusto in queste situazioni. Un'ultima domanda sul programma, avete i numeri di quanto sia stato visto in questo momento? Cioè a che punto siete e dove pensate di arrivare, cioè qual è il vostro obiettivo? Allora noi ci siamo dati fin da subito con L'Oréal Paris degli obiettivi molto ambiziosi. Quando abbiamo deciso di iniziare questa avventura abbiamo un obiettivo di raggiungere 1,5 milioni di persone già nel 2022 con il training, quello che abbiamo visto sul webinar. Ad oggi abbiamo raggiunto quasi 1.200.000 persone. Quindi ci siete quasi. Ci siamo quasi, hanno fatto il training, e soprattutto abbiamo anche già fatto una ricerca sull'impatto sociale per capire chi ha fatto il training. Come è stato percepito, e i risultati ci stanno dicendo che siamo nella direzione giusta, perché il 97% delle persone che ha fatto il training ci dice e dichiara che adesso è più sicuro ad intervenire qualora si trovasse in questa posizione, e soprattutto 9 persone su 10 ci dicono che sanno quale delle 5D potrebbero attuare in quella situazione. Un altro dato secondo me molto importante che deriva da questa ricerca è che le persone che hanno fatto il training e subito dopo o comunque nei mesi seguenti hanno avuto un episodio, sono state vittime di un episodio di violenza, ci dicono che sono per il 46% meno a disagio, perché c'è quella cosa che le dicevo prima sul disagio, la paura quando siamo vittime di queste violenze, e sembra che anche il training stia davvero aiutando a diminuire questo stress, quest'ansia, questo disagio che si provoca e che si ha in queste situazioni. Allora, quindi siamo molto soddisfatti. Grazie allora a nome delle donne che ci seguono per questo training che avete messo online, vi suggerisco davvero di farlo, utilizziamo questo canale per pubblicizzarlo, perché alla fine poi basta conoscere qualche regola in più di comportamento ed è tutto più semplice davvero. Grazie a voi. Grazie Elisabetta Debole dell'Oréal Italia, vi invito davvero allora a fare questo corso che dura una quindicina di minuti. Adesso, allora, la nostra ultima ospite, che è Alessandra Kustermann, che è presidente di SVS Donna Aiuta Donna Onlus e che ci sta raggiungendo. Dottoressa Kustermann, ben trovata. Buongiorno. Eccoci qui. Allora, prima primaria nella storia della Mangiagalli Policlinico di Milano, è andata in pensione qualche mese fa, però non ha appeso gli strumenti al chiodo, come si dice, no. E adesso è impegnata in questo momento con il progetto, anzi, curiosità, nel leggere la sua biografia ho visto che nel 1996 lei ha fatto nascere il primo centro antiviolenza pubblico in Italia, attenzione, 1996, ma non è tardi, cioè, è veramente l'altro ieri, cioè prima non c'era niente del genere. La prima legge sulla violenza sessuale in Italia che ha tramutato questo reato da reato contro la morale pubblica a reato contro la persona è del 1996. Fino a quel momento, se un marito violentava la moglie, non si chiamava violenza sessuale e la violenza sessuale nell'ambito della coppia è quella che avviene più frequentemente, sia nella coppia attuale sia da parte di un ex. Quindi sono parte. Anche le circostanze e anche la legge che ha imposto di farlo dopo quella data, che a me sembrava effettivamente molto... Posso dire onestamente, come no? È stata un'occasione, se non fosse stato un reato contro la persona, nessun ospedale pubblico avrebbe potuto pensare di creare un centro antiviolenza. I centri antiviolenza del privato sociale sono nati negli anni '80, quindi le leggi non sono necessarie, le persone possono decidere di combattere la violenza anche in assenza di una legge. Sicuramente creare un centro antiviolenza pubblico è stata una sfida straordinaria fatta da donne per le donne, perché all'inizio eravamo solo donne, ginecologhe, medici legali, ostetriche, infermiere, a aver creato questo centro pubblico. Ha idea grosso modo di quante persone si sono rivolte a voi e a quante ha dato aiuto? Migliaia e migliaia, tenga presente che noi vediamo all'incirca in Mangiagalli, dico ancora vediamo perché la mia affezione per il posto dove ho lavorato per più di 40 anni è ovvio che è ancora molto alta, vediamo circa 1000 donne, bambine e bambini e anche qualche uomo vittima di violenza l'anno, sono pochi gli uomini. Invece nel centro antiviolenza del privato sociale che abbiamo creato esattamente un anno dopo, nel 97, vediamo all'incirca la metà di questi casi, perché non tutte le donne decidono di denunciare, e questo centro antiviolenza del privato sociale l'ho creato insieme ad altri volontari con l'idea di dare assistenza legale gratuita alle donne che decidevano di denunciare sia nel processo penale che nel processo civile. Adesso siamo diventati una cooperativa sociale, continuiamo a fare la stessa cosa e abbiamo aggiunto il progetto Rinascita. Nasci di nuovo. Quello di cui ci occupiamo anche noi, perché abbiamo parlato anche noi di rinascita, appunto. Ecco, in che cosa... Parentesi, per chi i nostri telespettatori ci guardano anche non da Milano e dalla Lombardia, ma anche da fuori ovviamente, e quindi probabilmente non sanno che cos'è la Mangiagalli. La Mangiagalli è un'istituzione per la maternità in senso lato qui a Milano e in tutta la Lombardia, ecco, quindi questo per... Possiamo dire la più grande maternità d'Italia. Sono molto fiera di essere stata primaria in un posto di questa importanza e di questo peso. Sono molto fiera di essere riuscita ad essere la prima donna ad essere primaria di una specialità come l'ostetrice e ginecologia. Ma veniamo al progetto Rinascita, in che cosa consiste e soprattutto a che punto siete? Allora, siamo nella fase raccolta fondi, diciamolo subito perché così almeno sfatiamo un mito. Sì. Il volontariato può molto, il terzo settore può molto, ma senza l'aiuto di aziende, di privati, di donne, di uomini non potremmo altrettanto. Allora, abbiamo vinto un bando del Comune di Milano per una cascina stupenda. Io penso che il bello chiama bello e rende più felice, più facile la vita di persone che hanno avuto molto poco dalla vita. Quindi l'intenzione di mettere all'interno di questa cascina, sono 2.600 metri quadri più 30.000 metri quadri di parco. Quindi una struttura molto grande. Molto grande, di fare all'interno laboratori produttivi, creare un ristorante, un bar, delle strutture abitative per le donne con figli. Abbiamo scelto di concentrarci sulle donne che hanno subito violenza intrafamiliare e hanno figli piccoli, ma anche figli magari adolescenti, perché crediamo che per una donna che ha subito violenza sia molto difficile ricostruire l'autostima, la capacità lavorativa, la capacità di affermarsi di nuovo nel mondo, perché quell'uomo ha distrutto questa parte importantissima del nucleo di forza che le donne hanno. Quindi restituire forza alle donne vuol dire dargli aiuto e dargli lavoro. Attenzione, e qui ritorniamo al discorso che ho fatto all'inizio e al discorso che contraddistingue l'approccio di Assolombarda da cui vi parliamo. Attenzione, perché qui non è semplicemente un rifugio per le donne che hanno subito violenza, qui è un luogo in cui a queste donne viene data la possibilità di lavorare, quindi è attraverso il lavoro che si ritrova e si ricrea se stesse. Ecco perché mi trovavo così d'accordo con Assolombarda nel venire oggi fin qua, perché ritengo che dare lavoro... Allora, onestamente noi siamo una cooperativa sociale e più di 90 donne l'anno non riusciremo ad assumerne, ma vuol dire che ne assumeremo 900 in 10 anni e poi le restituiremo al mondo produttivo, e mi auguro che molte aziende che aderiscono ad Assolombarda trovino modo di assumere poi queste donne che avranno avuto un anno tra formazione e tirocinio e un anno di lavoro, quindi un curriculum professionale più ricco, una sicurezza ritrovata in se stesse, e nel frattempo noi continueremo tutte le psicoterapie d'appoggio che sono necessarie, ma senza un'autonomia economica e abitativa queste donne non saranno niente. Lei ha detto abbiamo scelto di rivolgerci alle mamme, cioè alle donne che hanno anche figli. Come si concilia il fatto di avere dei figli in una situazione come quella che immaginate voi e con questa formazione professionale e anche con il lavoro? Che poi tra l'altro, essendo nel settore, perché lei mi raccontava che aveva in mente di aprire un ristorante, quindi è un lavoro non solo, anche un ristorante, quindi è un lavoro che si svolge anche di sera. Certo. Allora, ho pensato a lungo, insieme alle altre socie di questa cooperativa sociale, come fare. Allora, sono partita da un'idea, la conoscenza del mondo del lavoro che ho acquisito in 40 anni di professione da ginecologa, in cui la maggioranza ormai delle ginecologhe sono donne assunte negli ospedali, perché sono donne ormai anche la maggioranza dei medici. Allora, per conciliare bisogna avere dei grossi aiuti, e quindi l'idea è proprio quella di dare aiuto alle donne nella fase in cui si devono inserire nel mondo del lavoro, quindi l'assunzione per un anno sarà part-time, in modo da riabituarla a lavorare. Sentivo prima i dati citati del lavoro femminile in Europa. Vi dico che tra le donne maltrattate il 64% è disoccupata. Quindi e il 10% è casalinga, quindi è una situazione da cui devono riemergere. Non sto parlando solo di donne con figli, questo è il punto più grave, ma anche di donne senza figli. Allora, non è così difficile trovare lavoro a donne dopo aver fatto la formazione se non hanno diciamolo, l'impiccio dei figli che porta anche le aziende a far fatica ad assumerle. E quindi l'idea è: io mi concentro su quelle donne che hanno in questo momento più bisogno, che sono appunto quelle con figli, e devo riuscire ad aiutarle a gestire figli attraverso il volontariato, ovviamente, perché non so benissimo che non posso chiedere che la scuola finisca alle 8 di sera se il lavoro finisce alle 8 di sera. So benissimo che se fanno la cuoca in un ristorante, per forza di cose finiranno di lavorare anche molto tardi, ma se guadagneranno di più potranno pagarsi una babysitter che possa tenere i figli nella fase in cui loro devono essere al lavoro. Sapete che il lavoro femminile è un volano per la per l'economia, e per ogni donna che lavora si creano altri 10 posti di lavoro. Questo è un dato che mi aveva colpito moltissimo, perché vuol dire che ogni donna che lavora ha bisogno di altre 10 donne e uomini che lavorino a loro volta. Quindi se l'Italia si desse una smossa nel trovare lavoro alle donne, forse avremo un PIL che migliora. Grazie allora anche al vostro contributo, anche fantasioso, per pensare a tutto questo, e che va proprio esattamente nella direzione che si intende con eventi come il nostro, quello di considerare il lavoro come strumento per ridiventare libere, finalmente libera, appunto. Posso dire una cosa? E poi degli uomini che non aggrediscano più le donne, diciamocelo, perché poi se tutti gli uomini smettessero di maltrattare e di molestare e di violentare, forse il mondo sarebbe migliore per le donne. Siamo alla raccolta fondi, però allora ricordiamo che se andate sul sito www.svsdad.it lì troverete le indicazioni per poter sostenere questo progetto Ri-Nascita che abbiamo appena sentito raccontare da Alessandra Kustermann, presidente appunto di SVS Donna Aiuta Donna Onlus, e che ringrazio. Bene, allora ci fermiamo qui con questo nostro evento, che è il terzo, ma ce ne saranno altri, perché noi crediamo moltissimo in questo modo di intendere l'aiuto dato alle donne. Allora io voglio ringraziare tutto l'advisory board di Assolombarda per il sociale, con la presidente Gabriella Magnoni Dompé, la vicepresidente Francesca Sironi e attraverso di loro tutti i membri del board. Grazie speciale a Chiara Fornari per il monologo iniziale, a Stefano Zicchieri di Assolombarda, a Eric Cervi di Sky per tutta l'organizzazione e a Francesca Carollo, che avrebbe dovuto condurre l'evento insieme a me, ma ahimè si è ammalata all'ultimo momento e quindi non ha potuto farlo. Bene, io vi ringrazio molto per essere stati in nostra compagnia e al prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti.